La giornata è splendida, il motivo per cui giochiamo è lo stesso dell'anno scorso. C'è un ospedale in Somaliland che nel 2012 abbiamo costruito. Quindi in meno di un anno abbiamo creato 1600 metri quadrati di ospedale, 32 posti letto, siamo aperti H24, che è fondamentale. E da quel 2013 a oggi abbiamo superato 50.000 bambini visitati gratuitamente. E io dico sempre che quell'ospedale, quei bambini li abbiamo curati divertendoci. Quindi i giocatori giocano pensando in fondo al fatto che serve a guarire dei bambini. La squadra è due risultati su quattro a ogni buca, poi c'è il Nearest to the Pin, c'è il Diving Contest e poi mi sono inventato il Nearest to the Pin. Chi tira la palla, chi sbaglia, avviciniamo lo score, avviciniamo il palletto. Dobbiamo vincere, dico, a costo di giocare a bocce. A mangiare un ovetto di quaglia su fonduta di Castelmagno e tartufo nero. È la prima volta in vita mia che arrivo ultimo, mi sono divertito tantissimo lo stesso, giornata stupenda, un golf incredibile come campo, soprattutto avevamo lui che in quell'unica buca è riuscito a passare il tee delle donne. Viva Golf con le Stelle, viva Marco Berri, perché ci va a passare veramente una giornata meravigliosa, all'anno prossimo. Thank you.